Vuoi sapere qual è il nemico pubblico numero uno dei DJ? Dopo la sigla. Il nemico principale di noi DJ è l'ansia. L'ansia. Quando vai a fare le serate con l'ansia, oppure quando lavori con l'ansia e non ballano. O perché non ballano? Eppure questo disco funzionava, doveva funzionare. E ce la farò e si divertano e non li vedo. E mille domande, mille paranoie che se ci pensi bene non ti servono assolutamente a niente. L'ansia è il nemico principale di qualsiasi tipo di lavoro, perché magari ti fa andare più veloce e ti sembra di essere più produttivo, ma è vero il contrario, l'ansia ti rende meno produttivo. Questa eccessiva preoccupazione non ti rende concentrato come dovresti e rischi di dimenticarti qualcosa per via dell'ansia. Oppure continui a girare intorno, a controllare le cose di cui invece sei sicuro e vanno bene, e così via. Essere in ansia non vuol dire essere concentrato e fare magari una checklist di tutto quello di cui hai bisogno, come a livello di attrezzature oppure della musica, e di farti un piano ideale prima di iniziare una serata e anche durante la serata. Per i DJ l'ansia è un nemico anche perché ne va della qualità di quello che facciamo. Con l'ansia non si rischiano i dischi che ci piacciono per paura che non piacciano. Con l'ansia rischi di partire troppo presto quando non ce n'è bisogno. Oppure rischi di saltare delle fasi perché hai paura che le persone non reggano e vadano via. Con l'ansia ne va della qualità della serata e della musica espressa, perché tutto ciò che è un po' rischioso lo tieni al lato e alla fine non lo suoni mai. Un po' di ansia ci può stare perché vuol dire curarsene, e il contrario sarebbe menefreghismo assoluto oppure chi guarda semplicemente la console e non alza la testa. Però lavorare con l'ansia è veramente controproducente, soprattutto per te stesso che ti vivi male qualsiasi tipo di serata. Come si fa a combattere l'ansia? Rischiando e giocando con quella. Provando a cambiare i tuoi schemi, provando dei dischi di cui non sei sicuro. Combatti l'ansia quando non hai più paura di svuotare la pista. E di questo ne parliamo meglio nei prossimi video. Continua a seguire Essere DJ Oggi, sia su YouTube che su Facebook. Un bel like e a presto!